Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video sarà un aggiornamento sulle mie ultime letture, una tipologia di video che non vi porto da tantissimo tempo, ma che finalmente ho accumulato abbastanza libri per riproporvi, per riportare di nuovo sul mio canale. Anzitutto però, prima di incominciare con il video, volevo rispondere a una domanda che spesso mi viene posta, non sempre con malizia o con cattiveria, semplicemente con curiosità, e a cui mi rendo conto di non aver mai risposto, o comunque se ho risposto magari è stato in modo superficiale, in modo generico, e vabbè, adesso voglio finalmente rispondere alla fatidica domanda: perché non parlo più di libri? Qualcuno di voi me lo ha chiesto, mi ha fatto notare questa cosa, cioè che nel mio canale ultimamente non parlo molto di libri, ultimamente intendo gli ultimi 3-4 mesi. La risposta a questa domanda in realtà è molto molto semplice: non parlo più di libri, non ho parlato più di libri perché non ho fondamentalmente letto molto. Non so voi, ma io per esempio nella mia vita ho dei periodi di fissa, dei periodi in cui magari ho bisogno di leggere, dei periodi in cui ho bisogno di svagarmi in altro modo, tipo guardando serie TV, guardando film, e non voglio assolutamente forzarmi, io non mi forzerò mai, come vi ho già detto tante altre volte, a leggere i libri soltanto per parlarne sul mio canale, ok? Ok, posso capire che il mio canale è nato per parlare di cultura, dei libri principalmente, e continuerà a essere così, ma nei momenti in cui non mi sento di leggere non mi obbligherò mai di farlo soltanto per parlarvene. Anche perché la lettura, prima di essere un tra virgolette lavoro su YouTube, per me è un hobby, quindi deve restare tale, deve essere qualcosa di piacevole, qualcosa che non mi sento di dire oddio devo farlo, se no non parlo mai di libri, oddio devo farlo perché devo fare questo video. No, assolutamente no. Praticamente in questi ultimi 3-4 mesi ho letto poco. In realtà i libri lì sono parecchi, ma li accumulo appunto da dicembre. Sono tipo 7 libri, 8, diciamo che ho letto tipo 2-3 libri al mese ed è veramente poco. E per questo motivo non ve ne ho parlato, perché erano pochi. Era fondamentalmente di parlare di 2 libri non mi andava, quindi li ho accumulati. Il grande motivo, la causa di tutto, è ovviamente che stavo studiando per gli esami e io, studiando una materia umanistica, comunque ho tante pagine da studiare al giorno. Tipo per un esame da segreti mi ritrovo a dover studiare tipo 700 pagine, che sono molte, e quindi 50, 60, 70 pagine al giorno, se non di più, sono molto pesanti. Quando arrivo la sera dopo aver studiato dalla mattina alle 9 non mi va assolutamente di aprire di nuovo libri e leggere, preferisco fare qualcos'altro. Vabbè, credo che si sia capito, che sia passato il concetto. Semplicemente, se vedete che non parlo spesso di libri, è perché in quel periodo probabilmente ho letto poco. Io poi non sono una grande amante delle recensioni singole, perché è una tipologia di video che a me personalmente non piace, che io non guardo, e quindi non vedo perché portarla sul canale se neanche a me piace. Preferisco fare i compendi, diciamo, i wrap up o consigli libreschi in modo differente, che sia barattoli di libri, che sia la rubrica delle stagioni, vabbè, insomma, avete capito? E vabbè, basta, non mi dilungo oltre, avete capito. In quest'ultimo periodo ho letto 7-8 libri, in realtà non riesco a contarli bene perché senza occhiali da lontano non ci vedo, li conteremo strada facendo, e incomincio dal primo. Il primo libro è Caraval, un libro che per la verità ho letto, ma non ho letto perché non ho concluso perché non mi è piaciuto affatto. Io sono la classica persona che non riesce a concludere libri che non le piacciono, semplicemente perché credo che sia una perdita di tempo. Ora è un po' difficile da spiegare, però io credo che magari quel momento che spendo forzandomi a leggere quel libro che non mi ha dato niente, che non è un libro per me, lo tolgo alla lettura di libri che magari potrebbero interessarmi, potrebbero prendermi, potrebbero darmi qualcosa. E così facendo sono consapevole di potermi perdere gli sviluppi, le migliorie della trama, qualcosa appunto di bellissimo, favoloso e fantastico che avviene verso la fine. Ma anche qui ho una spiegazione: io non sono mai stata in tutta la mia vita amante dei finali strategici, credo di avervelo già detto. In ogni caso, io credo che un libro debba essere bello più o meno da pagina 100, da pagina 50 fino alla fine. Non può diventare bello a pagina 200 se le pagine totali sono 250, perché no, cioè nel senso, il libro deve essere bello tutto, a me deve piacere tutto. E vabbè, in questo caso, nel caso di Caraval, non mi è piaciuto. Praticamente parla di due sorelle che vivono, sono figlie di un governatore di un'isola, e praticamente fin da piccole sognano di andare a questo Caraval, che è una specie di circo particolare, e un giorno partono con un marinaio. Ragazzi, non mi è piaciuto, non so neanche spiegarvelo perché, non lo so, lo leggevo con noia, lo leggevo tanto per, e quindi vabbè,
Caraval, ve lo faccio vedere, ma sappiate che non l'ho finito. Ho provato a leggerlo, ma non l'ho finito. Ho invece finito in brevissimo tempo e mi è piaciuto tantissimo un libro a cui non avrei mai dato un centesimo, semplicemente perché pensavo non fosse il mio genere, e invece mi è piaciuto tantissimo. Ed è Non ho tempo per amarti di Anna Premoli. Questo libro me lo hanno regalato quando sono andata all'incontro della Newton Compton a Roma. Non so se ve l'ho detto, verso dicembre sono andata a un incontro alla sede della Newton Compton di Roma e mi hanno regalato questo libro che sarebbe uscito di lì a poche settimane e mi è piaciuto tantissimo. È un romanzo rosa, la scrittrice italiana, e praticamente parla di questi due ragazzi, cioè più che altro di una signora, di una donna di una certa età e di un ragazzo che si innamora. È una cosa bellissima perché non mi era mai capitato di leggere un romanzo che parlasse di un amore che al suo interno avesse una differenza d'età consistente. Non so, non mi ricordo quanti anni sinceramente hanno di differenza, sicuramente più di 10. In ogni caso è una cosa particolare, ecco, voi non so se sapete, sì probabilmente lo sapete, vi lascio comunque qui il video in cui ne parlo, che io e il mio ragazzo abbiamo 5 anni di differenza e sono io ad essere più grande, quindi diciamo che questo libro mi ha fatto un po' rivivere quelli che erano i miei problemi, i miei pensieri, le mie paure, le paranoie, quando appunto mi cominciavo a frequentare con il mio ragazzo. E vabbè, niente, semplicemente mi è piaciuto, la storia d'amore si evolve, loro due sono fantastici e non lo so, veramente mi ha dato tanto questo libro, senza contare che all'interno vengono scritte molto spesso frasi di canzoni dei Safety Swift che io amo da morire, quindi niente, è stato veramente piacevolissimo leggere questo libro, l'ho letto tipo in 2-3 giorni e ve lo consiglio come lettura estiva, ve lo consiglio come lettura primaverile, ve lo consiglio come lettura leggera da fare quando avete altri problemi per la mente. Un libro che non è affatto leggero invece, ma che mi è piaciuto altrettanto, è La svastica sul sole di Philip K. Dick. Vi avevo detto che avevo incominciato a leggerlo più o meno dopo i regali di Natale, ebbene, l'ho finito non troppo tempo dopo e devo dirvi che mi è piaciuto molto. All'inizio non ingranava, nel senso che capivo la potenzialità, capivo che mi sarebbe piaciuto, ma facevo un po' fatica semplicemente ad entrare nella narrazione perché è un po' particolare. Poi però, sviluppandosi il racconto, l'ho praticamente divorato, da più o meno pagina 100-200 in poi, l'ho divorato perché la storia è molto bella. Il racconto parla di un mondo utopico distopico in cui la Seconda Guerra Mondiale non è vinta dagli Stati Uniti e dagli alleati, bensì dall'asse, quindi dal Giappone, dalla Germania e secondariamente anche dall'Italia. Ed è un mondo strano, è un mondo dove l'Africa è stata completamente rasa al suolo, resa terra coltivata, così come il Mediterraneo che è stato prosciugato e appunto ci sono stati fatti dei campi agricoli. Un mondo in cui c'è qualcosa di strano, qualcosa di particolare, ma che Philip Dick descrive benissimo, e quindi io questo libro ve lo consiglio, però non a tutti. Ok, il prossimo libro di cui vi parlo si chiama Il sole è anche una stella di Nicola Jon. Scusatemi, c'è la sovracopertina in questo libro, però in questo momento non la ritrovo e quindi per non perdere tanto tempo a mettermi a cercarla ve lo faccio vedere così. Questo libro mi è stato gentilmente mandato dalla Sperling Kapfer, che ringrazio tantissimo. È un libro che ho letto con curiosità perché ne ho sentito tanto parlare, ma che non mi è piaciuto. Nel senso che io capisco la potenzialità di questo libro e il suo fascino su ragazzi che magari hanno 13, 14, 15, 16 anni, appunto a uno young adult, e per quel pubblico è stato pensato. Purtroppo io ormai sono più grande, ho 23 anni, sono un po' troppo grande per lasciarmi affascinare da questo tipo di storie, quindi questo libro non mi è piaciuto, ma semplicemente perché non l'ho sentito mio, perché lo guardavo con occhio cinico, perché guardavo la storia d'amore nata e conclusa in un giorno di questi due ragazzi un po' come... un po' distante, un po' dicevo vabbè dai, ma è incredibile, cioè non funziona così, non esiste, e quindi questo mio cinismo mi ha portato a non apprezzare questo libro appieno. Però posso capire che magari per ragazzi più piccoli di me che guardano a queste storie d'amore con occhi a cuoricino, con non lo so, con speranza, potrebbe essere bello, quindi io mi sento di consigliarlo soltanto appunto a ragazzi che hanno l'età a cui effettivamente è indirizzato questo libro, cioè 12, 13, 14, questa fascia di età qui. La storia parla di Natasha e di Daniel, due ragazzi che si incontrano per la prima volta a New York, un giorno particolare per entrambi perché lui sta per fare il colloquio per entrare all'università, ad un'università famosissima, lei invece è un'immigrata irregolare in America e quello sarà l'ultimo giorno che passerà appunto a New York perché poi verrà rimpatriata con tutta la famiglia. La storia si svolge appunto in una giornata soltanto e si alternano punti di vista dei due ragazzi ma anche di altre persone. Questa cosa è stata molto interessante, l'ho trovata molto interessante perché appunto è bello
vedere anche la sfaccettatura di quelli che sono i personaggi secondari o personaggi anche semplicemente accennati all'interno della storia. È bello vedere quali sono i loro punti di vista. Quindi questa cosa l'ho veramente apprezzata. Per il resto, purtroppo, non sono riuscita ad apprezzare appieno, ad amare appieno questo libro, però comunque l'ho letto, ve ne voglio parlare e appunto lo consiglio soltanto ad alcune determinate persone. Cosa che invece consiglio a tutti è la graphic novel Un polpo alla gola di Zero Calcare. Sono stata praticamente obbligata a leggere questa graphic novel dal mio ragazzo, che era lì che faceva leggi, e alla fine ho ceduto, l'ho letta, è la sua graphic novel preferita e quindi io l'ho letta con tante speranze che non sono state assolutamente deluse. Non avevo mai letto nulla di Zero Calcare, ve lo dico, e so che molti dicono che bisogna cominciare dalla sua prima graphic novel, di cui non ricordo il titolo, ma io non l'ho fatto, ho incominciato da questa perché appunto sono stata obbligata e non me ne pento affatto. È una graphic novel bellissima. I disegni sono così, per chi non lo conoscesse. Certo, lo stile di Calcare, devo dirvi la verità, all'inizio mi ha un po' fatto storcere il naso perché appunto è pesante, è molto appesantito, ecco, è molto nero, le pagine sono molto scure e soprattutto i balloons sono molto, non so, per il mio gusto sono poco raffinati. In ogni caso non ho sentito assolutamente il peso, dopo più o meno una ventina di pagine mi sono abituata e quindi mi sono lasciata trasportare da questa storia, che in realtà faccio fatica anche a spiegarvi perché parla di una storia, di un filo rosso che unisce l'infanzia di Zero fino alla sua età adulta, insomma all'età contemporanea, di qualcosa che è successo quando erano piccoli che ancora non scoprono, che ancora si portano avanti e vogliono appunto capire all'andamento e l'indirizzo di un romanzo giallo, ma in mezzo ci sono tante cose, non ve lo so davvero spiegare, ma ne vale assolutamente la pena. Quindi se siete in dubbio, se volete prenderla, se dubitate di prenderla o meno, io ve la consiglio assolutamente perché è meravigliosa. Passiamo poi al penultimo libro, che è praticamente un libro che volevo leggere da anni e che non mi sono pentita assolutamente di aver letto, ed è Le nostre anime di notte di Kent Arof. Ho amato questo libro dalla prima all'ultima pagina. È particolare perché è un libro, come posso dirvi, è un libro di getto, è come se fosse un grande dialogo tra personaggi, un dialogo non necessariamente esterno ma anche interno. I dialoghi appunto non sono segnati dalle virgolette, quindi sembra tutto un discorso fluido, ma fluido non è. È un po' frammentario, ma non è difficile entrarci dentro. Parla di questa storia di questi due pensionati, di un uomo ed una donna, che appunto si sentono soli, poiché ad entrambi è morto il coniuge, e quindi ad un certo punto decidono di incontrarsi di notte per parlare, per trascorrere le notti insieme, per allietare la solitudine. Ed è stato bellissimo, veramente. È molto intenso, sebbene siano semplicemente 160 pagine, ed io lo posso soltanto che consigliare a tutti, assolutamente a tutti, anche ai più piccoli. Io so di persone a cui non è piaciuto, ma a me è piaciuto veramente molto. Sarà anche che avevo tanta smania di leggerlo, tanta voglia di leggerlo, quindi non lo so, tante aspettative che non sono state deluse. Mi è piaciuto davvero tanto ed ora potrò finalmente guardare il film su Netflix. Ultimo libro che però non ho finito di leggere, ma sto leggendo, ma ve lo voglio far vedere così a titolo, a scopo informativo, è Reincarnation Blues di Michael Poore, che mi è stato gentilmente inviato da Edizioni Io. Sono arrivata a pagina 35, diciamo l'ho cominciato stamattina, quindi comunque scorre molto, ed è una storia un po' particolare. Ancora non ci sono entrata dentro però, e ancora non l'ho capita in pieno, quindi è inutile che ve ne parlo o che vi cito qualcosa, semplicemente lo sto leggendo e a breve, probabilmente quando lo finirò, ne sentirete parlare di nuovo. E niente, io ho finito i libri da mostrarvi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete letto questi libri, cosa ne pensate, se siete intenzionati a leggerne qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Vi mando un bacione enorme, ci vediamo in un prossimo video e ciao!